Il giro del mondo in 9 giorni alla Fiera Milano. Dal 30 novembre all'8 dicembre 2019 a Rho si è tenuta la 24esima edizione dell'Artigiano in Fiera. Continua la tradizione dell'annuale manifestazione ormai conosciutissima in tutta Italia, soprattutto da coloro che desiderano fare regali di Natale di qualità, all'insegna dell'autenticità e di un pizzico di esotismo, ma anche appassionati gourmet di cibo proveniente da ogni angolo del mondo. Infatti, ai circa 3.000 artigiani, negli enormi padiglioni del polo fieristico di Fiera Milano Rho si mischiano anche le eccellenze culinarie. Artigiani in Fiera è stata anche una grande rassegna internazionale dell'enogastronomia, con 63 ristoranti e oltre centinaia di artigiani che hanno proposto i prodotti tipici delle loro regioni, così da far assaporare piatti tipici da tutta Italia, dall'Europa e dal mondo. Spazio anche ad alcolici biologici, con 180 stand tra birrifici, cantine e distillerie artigianali. Il polo fieristico, diviso in 6 padiglioni, ha dato quindi spazio ad espositori di tutto il mondo. I primi 3 sono stati dedicati all'Italia, ben rappresentata soprattutto con sud e isole, grazie a Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, che hanno puntato soprattutto sulle loro produzioni enogastronomiche. Un padiglione intero è stato dedicato ai paesi europei, con tanti stand per Spagna, Francia, Austria e Germania, paesi a noi più vicini. Meno spazio invece ai paesi americani, con mezzo padiglione in condivisione per Stati Uniti, Argentina, Perù, i più rappresentati, e per gli altri stati del continente. Enorme il settore dedicato al continente asiatico, da sempre affascinante sia per artigianato che gastronomia. A Cina, Giappone, Corea e paesi limitrofi sono stati concessi infatti ben 2 padiglioni, ricchi di negozi, ristoranti ed interessanti attività artistiche e dimostrative. All'Artigiano in Fiera, infatti, sono andati anche letteralmente in scena i paesi del mondo. Musica e canti popolari, folklore e danze tradizionali hanno animato i 9 giorni della manifestazione. Le live performance hanno trasportato i visitatori in un giro del mondo delle diverse tradizioni popolari.